Il Centro per la Formazione e la Sicurezza di Sedico ha festeggiato il suo 70° anniversario e lo ha fatto condividendo l'importante traguardo con i propri studenti e gli ex allievi. Oggi è davvero una giornata di festa per noi al CFS di Sedico. Questo è il secondo appuntamento dell'anno per noi, il primo è stato nel mese inizio inverno, dove al Teatro Comunale di Belluno, con la presenza del professor Crepè, abbiamo avuto una serata importante sui temi della scuola e dei ragazzi. Oggi il tema importante è ancora quello dei ragazzi, perché al centro di tutto in una scuola sono sicuramente loro. Siamo a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno e cerchiamo così di passare assieme delle ore felici con i ragazzi, con le loro famiglie e con qualche ex alunno che però anche lui ha frequentato la nostra scuola edile. Con l'occasione è stata illustrata l'offerta formativa e sono stati presentati i nuovi laboratori finanziati dalla Cassa Edile. Sono stati ricavati nei laboratori di elettrico e di idraulico degli spazi nuovi in modo tale che potranno trovare spazio sia la parte didattica che quella più pratica con il vero e proprio laboratorio. Durante l'incontro è stato anche siglato un importante accordo con il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro del Veneto, relativo a una nuova convenzione per la sicurezza sul lavoro in ambito edilizio. Il protocollo ci consente di mettere in comune, quindi di condividere tutte quelle che sono le esperienze tecnico-professionali, quindi il vero know-how, con la scuola edile. Come comparto di specialità dell'Arma dei Carabinieri, in particolare il NIL di Belluno, quindi i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno anche la competenza di effettuare quella che è la vigilanza tecnica nel settore edile. Un secondo accordo è stato poi siglato con la Dolomiti Bellunesi, divenuta Dolomiti Calcio, che potrà fruire del convitto scolastico realizzato presso la sede dell'associazione CONS. Questa è una cosa importante e secondo me è il primo passo che andiamo a fare con la collaborazione che abbiamo già intrapreso, essendo io anche presidente di ANCE Belluno, all'interno quindi del CFS come associazione rappresentativa, di creare in un futuro un vero college all'americana, dove un ragazzo può studiare e può praticare dello sport.